Mister, partiamo da una considerazione, da un dato a corollario della partita. Hai esordito con i colori rossoneri quest'estate in Coppa Italia qui, andò bene. Oggi campionato, Peppino Di Pasquale è il tecnico del Lanciano, è andata altrettanto bene. Gara comunque, mister, non scontata, soprattutto nei primi 45 minuti. Ma no, assolutamente non scontata perché sapevamo che oggi sarebbe stata veramente difficile per il tipo di ambiente che avremmo trovato, per come avrebbero preparato la partita su di noi e per le difficoltà che avevamo noi oggettive in mezzo al campo, perché Verna in settimana non si è allenato, Scipri non si è allenato, Petrone è fuori, Quintiliani è fuori, quindi abbiamo avuto tre centrocampisti letteralmente da rimettere su. Quindi sapevamo di avere questo tipo di problema oggi, per cui oggi vale veramente tanto questa vittoria. Ecco, mister Carlucci ha provato a bloccare Sardella e Micciche, soprattutto nella prima frazione di gioco. Il gol è arrivato per le vie centrali. Poi nel secondo tempo Lanciano più spigliato, forse anche più nervosismo del Cupello e poi la gara, soprattutto nel momento topico, quando il Cupello aveva accorciato lo svantaggio, il Lanciano l'ha subito risistemato. Noi sapevamo che tipo di gara poteva venire fuori? Le vie centrali erano comunque vie provate, non sono casuali, assolutamente non sono casuali, quindi tutto si è svolto come avevamo preparato e questo ci rende ben felici. Mister, due gare a questo punto, anzi tre nelle prossime 7 giornate. Come sta complessivamente la squadra? È uscito anche Caniglia, come sta e come si torna al lavoro perché c'è la Torrese, insomma, alle porte? Caniglia ha preso una brutta botta sulla caviglia, quindi non credo che ce la farà per mercoledì. Per quanto riguarda gli altri, sia Petrone che Quintiniani, non li recuperiamo per mercoledì sicuramente, quindi andremo in campo più o meno così, credo. Non avremo grosse possibilità di cambiamento. E sappiamo che è un trittico difficile, però con questa squadra, dopo questa partita e queste prestazioni ultime, possiamo aspettarci di tutto. Ecco, forse oggi l'unico aspetto a un quarto d'ora dalla fine, la porta era ancora preservata, poi il gol del Cupello, perché insomma riprende il Lanciano un gol dopo tanti minuti, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo. Sì, una piccola leggerezza nella gestione, però lì potevamo fare meglio sicuramente nella gestione della palla. Dovevamo stare un po' più calmi e potevamo essere più incisivi negli ultimi 30 metri, però comunque dai, è veramente un pelo nell'uovo.